Vi ricordate il precedente video in cui parlavamo di Soisson e dissi... Ma qui arriva una svolta, perché nell'impero il nostro amicone Glicerio viene deposto e al suo posto arriva Giulio Nepote. Siamo nel 475. L'elezione fu voluta e sponsorizzata dall'Impero d'Oriente e determinò un notevole riavvicinamento tra il dominio gallicano e l'Impero d'Occidente. Bene, perché oggi parleremo del vero, ultimo e grande imperatore romano d'Occidente. Sto parlando di Giulio Nepote, ma prima... SIGLA! La Dalmazia, sebbene legata all'Occidente, mostrò, a partire dal 460, alcune tendenze secessioniste dal governo di Ravenna. Il comes di Dalmazia dell'epoca, Marcellino, infatti non riconobbe Libio Severo come nuovo imperatore d'Occidente, staccando la Dalmazia dall'impero e governandola come una sorta di vero e proprio dominio personale, anche se ufficialmente ne faceva ancora parte. Alla morte di Marcellino in Sicilia, intorno al 468, una nuova figura sorse a prendere il comando della Dalmazia e fu suo nipote, Giulio Nepote. Giulio, figlio di Nepoziano, un magister milizie tra il 458 e il 461, come già Marcellino prima di lui, intrattenne delle strette relazioni con l'impero romano d'Oriente. Fu magister militum, per esempio, uno dei tanti titoli che aveva, per la prefettura del pretorio dell'Illirico. E giunse persino a sposare una nipote di Leone I, l'imperatore d'Oriente. Stiamo parlando di Elia Verina. Mentre tutto questo accade, in Occidente si succedono gli imperatori Antemio e Ancio Librio. Dopo la morte di quest'ultimo nel 473, quindi siamo proprio agli sgoccioli dell'impero, spettava a Leone indicare il nuovo imperatore. Ma questi attese a nominare un collega. Forse perché preferiva mantenere il controllo diretto sulla parte occidentale dell'impero, o forse per mancanza di candidati di rilievo. Leone fu però obbligato ad agire quando il patrizio Gundobaldo nominò imperatore Glicerio. Insomma, Erfaina, quello che abbiamo visto nella scorsa puntata. Ah, regà, buongiorno! Spendiamo altre due parole sul nostro mitico Glicerio. Glicerio era un funzionario prima di diventare imperatore che rivestiva l'incarico di comes domesticorum, una figura dell'apparato militare dello Stato romano. Questo comes comandava infatti i protectores domestici, che sarebbero un corpo di guardia imperiale. Sta di fatto che Glicerio sale al trono. A Leone non piace perché Leone necessitava infatti di mettere sul trono d'Occidente un uomo fidato, non una marionetta di un capo barbaro come era Gundobaldo, oppure un uomo debole. Serviva qualcuno di forte in Occidente e che non potesse minare al potere di Leone. Motivo per cui Leone non riconobbe Glicerio e la sua scelta ricadde sul nostro nepote. Anche perché Leone probabilmente aveva fatto questo tipo di ragionamento. Oltre a confermare la propria autorità sull'Occidente, perché diciamo, avere un uomo di fiducia occidente che rispetta tutte le tue indicazioni è molto meglio rispetto che avere un avversario. E inoltre Leone si sarebbe potuto liberare di una possibile minaccia alla sua corte. Nel 474, dopo aver atteso la fine dell'inverno e la riapertura delle rotte marittime, Nepote partì per Roma. Sbarcato a Ostia, senza combattere, depose Glicerio. Madonna, Gesù Cristo, cioè... Come. I mean, I knew you would come, but... You've come. I have. Come. Lo fece nominare vescovo di Salona, in Dalmazia. Insomma, un po' un contentino. E assunse la porpora. Era il 19 giugno.
È possibile, stando a diverse fonti, che l'elezione ad Augusto sia avvenuta a Ravenna, quindi prima della deposizione di Glicerio, che del resto non era considerato un legittimo imperatore e quindi non vi era necessità di una deposizione. Alternativamente, Nepote potrebbe essere stato nominato Cesare a Ravenna dall'inviato dell'Oriente, un certo Domiziano, non appena giunto in Italia, e poi Augusto, successivamente a Roma, dopo la deposizione di Glicerio. Giulio, quindi, diventato ufficialmente imperatore, cercò, fin da subito, di sviluppare una politica estera efficace, cercando di consolidare i territori dell'Italia e della Gallia, che ancora si trovavano sotto il controllo dell'impero d'Occidente. E nominò nuovo patrizio e magister militum Ecidicio Avito, figlio del defunto imperatore Avito, suscitando l'esaltazione di alcuni vescovi come il vescovo di Clermont, Sidonio Apollinare, che, tramite la moglie, era imparentato con quest'ultimo. I mesi si susseguono e i Visigoti si presentano alle porte della politica di quegli anni. Infatti i Visigoti avevano occupato la Provenza tra il 473 e il 474 e Nepote, conscio della debolezza militare in cui versava la pars occidentalis dell'impero, inviò un'ambasciata guidata, secondo quanto stabilito da un concilio provinciale della Liguria riunitosi a Milano, dal vescovo di Pavia, Epifanio. Questi riuscì ad instaurare dei buonissimi rapporti con Eurico, il re dei Visigoti, e a far sì che si posassero le basi per l'accordo con questo popolo. Come testimoniò anche una seconda ambasciata che portò a compimento il già ottimo lavoro di Epifanio. Arrivati così ad un accordo, i Visigoti cedettero la Provenza in cambio della città di Clermont-Ferrand e della regione dell'Alvernia, anche se questo provocò le proteste e lo sdegno di Sidonio Apollinare. Ma diciamo che, tutto sommato, il lavoro di Nepote è stato un gran lavoro. È riuscito a mantenere i predomini della Gallia vicini all'Italia e assicurarsi una posizione vantaggiosa. È proprio in questo punto che alcuni autori citano Nepote nel seguente modo. Sumirom ka suzugu a humus retirapsimra sopen sui et nasnematko. Ma qui subentrò un nuovo problema per Giulio. Infatti, i Vandali, guidati dal loro re Genserico, avevano iniziato da qualche anno a percorrere delle scorribande, soprattutto nei territori del sud dell'impero. Quindi stiamo parlando del Mediterraneo centrale, in particolare del Nord Africa, della Sicilia, della Sardegna e delle Baleari. Al che Nepote, conscio della sua debolezza, anche se rafforzata dal precedente accordo con i Visigoti, cercò delle trattative con il re dei Vandali. Però qui furono molto, molto, molto meno fortunate. Perché infatti i Vandali continuarono a sferrare attacchi contro l'Italia nonostante la tregua, in quanto avevano recentemente siglato la pace con l'impero d'Oriente e non ritenevano più necessario scendere a patti con Nepote. Nepote ci riprovò, andò lui stesso a trattare la pace. Ma non avendo la forza militare necessaria per piegare i Vandali, dovette riconoscere la perdita dell'Africa, della Sicilia, della Sardegna, della Corsica e delle isole Baleari. Risolta, se così possiamo dire, la situazione estera, Nepote cercò di rafforzare la politica interna. Si mosse infatti su diverse strade, cercando di sostituire quei patrizi romani che da anni abusavano della corte imperiale e delle finanze dello Stato. Ma ormai, come abbiamo detto, l'autorità imperiale si era ridotta a poche aree e quindi la coniazione di monete influì negativamente sull'economia romana. Nepote coniò moneta a Roma, a Ravenna e a Milano, anche se una quantità limitata perché c'era poca disponibilità di risorse. E soprattutto si erano perse un sacco di province anche molto ricche dal punto di vista economico. Alcuni solidi d'oro vennero coniati ad Arles, in Gallia, a testimonianza dell'interesse per quella provincia. Monete d'argento vennero coniate anche nel nord della Gallia, come abbiamo parlato nel precedente video, da quel Siago, quel magister militum per Gallias che governava lo stato autonomo detto Dominio di Soissons. Andate a rivedervi l'episodio che trovate qui in alto a destra o qui sotto in descrizione. È notevole anche il fatto che Nepote fece coniare alcuni solidi recanti l'effigie degli imperatori d'Oriente, Zenone e Leone I, più a testimonianza del legame personale e politico con la corte orientale
che a indicare una reale alleanza. Il 28 agosto del 475, però, durante una campagna contro i Visigoti che erano tornati con preponderanza a cercare di impadronirsi della Gallia, il generale Flavio Oreste, nominato, secondo Giordane, nuovo Magister Militum al posto del nostro amico Ecidicio, si ribellò all'imperatore e guidò l'esercito non più di nuovo contro la Gallia, prese il controllo di Ravenna e costrinse l'imperatore a fuggire in Dalmazia. Oreste, che però era di origini germaniche e quindi non poteva diventare imperatore, fece acclamare imperatore suo figlio, Romolo Augusto, di madre romana, malgrado avesse solo 13 anni. Ora immaginatevi voi a 13 anni di salire sul trono di uno dei più antichi e potenti imperi nella storia. E nonostante tutto, giocate ancora con le marionette. I fatti sono oscuri, ma una possibile interpretazione è che Nepote sia rimasto vittima di un ennesimo colpo di Stato, eretto sia da Oreste, ma anche dal Senato romano, perché vi ricordo che Nepote nella politica interna aveva eliminato tutti quei patrizi molto influenti, che sicuramente ce l'avevano con lui, anche perché non gradivano le sue simpatie e il suo legame con l'impero romano d'Oriente, a cui Nepote doveva la corona. Giulio abbandonò formalmente l'Italia il 28 agosto del 475, rifugiandosi, come abbiamo detto, a Dalmazia. Ironicamente, a Salona, indovinate chi trovò come vescovo? Oh yes! Glicerio Erfaina. Non v'azzardate minimamente a riaprire le scuole, perché le scuole sono come le discoteche, che aveva deposto l'anno precedente. Tradizionalmente, Romolo Augustolo è considerato l'ultimo imperatore d'Occidente. Tuttavia, quando Romolo venne deposto da Odoacre, il capo degli Eruli, il 4 settembre del 476, non venne nominato un nuovo imperatore, perché un imperatore esisteva già. Era Giulio Nepote, e regnava de jure col sostegno dell'imperatore d'Oriente Zenone. Secondo lo storico Malco, Giulio Nepote, nel 476, inviò ambasciatori all'imperatore d'Oriente Zenone, chiedendogli di fornirgli truppe per recuperare Ravenna, finita dapprima in mano all'usurpatore. Zenone, che nel frattempo aveva ricevuto un'altra ambasceria da Odoacre, si trovò davanti ad una scelta. Da una parte, Giulio Nepote, che gli credeva di ritornare sul trono dell'impero e continuare a governarlo, chiedendo delle truppe per la riconquista dell'Italia, e dall'altra Odoacre, che gli chiedeva di conferirgli il rango di patrizio e il governo dell'Italia per conto dell'impero d'Oriente. Davanti a questa scelta, Zenone accettò una soluzione di compromesso. Odoacre sarebbe rimasto rappresentante imperiale in Italia col titolo richiesto, mentre Giulio avrebbe potuto continuare a mantenere il suo titolo imperiale senza però esercitare alcun potere effettivo. Quest'ultimo, pertanto, rimase in Dalmazia, regnando solo nominalmente sull'impero d'Occidente, mentre Odoacre governava effettivamente in Italia, coniando moneta addirittura a nome di Giulio Nepote Augusto. Nei 4 anni che vanno dal 476 al 480, Giulio concepì e realizzò un imponente esercito per una spedizione militare in Italia, in modo da riprendere il trono imperiale e formare nuovamente l'impero romano d'Occidente, con la nuova capitale a Roma. Insomma, un sogno del tutto romantico. Difatti, non tutti sono d'accordo su questa ipotesi. La spedizione sarebbe partita nell'agosto del 480 e la direzione d'attacco sarebbe stato l'attuale Veneto, per poi invadere tutta la pianura padana, riconquistare Milano e Ravenna, porsi in una posizione di forza, scendere a Roma e riformare l'impero. Ma proprio quando questo sogno stava per concretizzarsi, siamo al 22 luglio del 480, Giulio, ultimo vero imperatore dei Romani, fu assassinato nella sua villa a Salona da 2 dei suoi collaboratori più fidati, il comites di origine gota Ovidia e il generale Viatore. Alcune fonti sostengono che dietro a tutto questo ci sia l'istigazione d'Erfaina. Ma quello che è successo è solamente l'inizio. Condividete il suo cazzo di video, Erfaina, vi saluti a tutti quanti. Bacione. Che pure non disperava di ritornare sul trono.
Alcuni hanno ritenuto addirittura che Odoacre, avendo saputo della volontà di Nepote di restaurare il suo dominio effettivo in Italia, avesse deciso di prendere contatti con Glicerio per organizzare una congiura, prospettando all'ex imperatore romano una sua nomina a vescovo di Milano. Anche se la fonte non è ritenuta attendibile, in quanto nella cronostasi dei vescovi di Milano non è presente alcun Glicerio a quell'altezza cronologica. Ma tuttavia è anche probabile che Odoacre, una volta finita la congiura, avesse mandato calorosamente a quel paese Glicerio. Comunque, Odoacre, avendo saputo dell'assassinio di Giulio, subito salpò per la Dalmazia, che era difesa da Ovidia, con la scusa di vendicare il cesaricidio, ma in realtà con lo scopo di annettere quella regione al suo dominio personale. Odoacre sconfisse Ovidia in battaglia e lo uccise. Siamo intorno al 9 dicembre del 481-482, annettendo la Dalmazia al suo regno. Era ufficialmente la fine del regno di Dalmazia. La fine di un periodo durato per quasi più di 1000 anni, un passato iconico, un passato pieno di alti e di bassi, pieno di coraggio, determinazione, campagne militari, cultura, arte, saggezza. Insomma, la fine di tutto quello che noi chiamiamo periodo classico e il passaggio a quello che sarà chiamato Medioevo. Sta di fatto che negli ultimi anni la figura di Giulio ha suscitato in alcuni scrittori italiani un certo interesse, in quanto ultimo legittimo imperatore della civiltà romana. Ne sono esempio i libri che vi consiglio anche di leggere, che trovate in descrizione, che sono il romanzo storico di Giulio Castelli, 476, L'ultimo imperatore, facente parte di una trilogia intitolata Il romanzo dell'impero romano. La trama è molto semplice: l'autore traccia un ritratto morale e fisico di Giulio, cercando di rimanere nell'alveo della narrazione storica oggettiva. Un altro libro che vi consiglio, molto bello, è L'ultima legione di Valerio Massimo Manfredi, in cui Nepote, al contrario di quanto parla Castelli, viene citato di sfuggita, quale esponente della causa patrocinata da Zenone. Qui però Milites finisce la narrazione di questo imperatore che per un pelo non ha restaurato e riportato in auge il nome di Roma. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale per non ritrovarvi assediati nella vostra città e costretti a fuggire in Dalmazia. E naturalmente di passare nella descrizione per dare un'occhiata al mio account Instagram e al mio sito web. E noi ci vediamo come sempre settimana prossima con un nuovo video. Bonis omnibus, ad vesperam.